Benvenuti amici YouTube, qui Okran1993 ed eccoci qui con la seconda parte del video dello spoiler OCG di Circuit Break. Ripartiamo da dove eravamo rimasti, abbiamo visto appunto il Nimble Beaver e successivamente avremo il Musclin Medic, un medico muscoloso praticamente, livello 4, che dice che se un giocatore prende danni da un attacco che coinvolge questa carta, quel giocatore guadagnerà invece life points anziché beccarsi il danno. E comunque è un mostro acqua di livello 4 che è un 2200, quindi niente male. Poi abbiamo il Varrel Lord Dragon con 4 frecce, quindi un link 4, tutte a nostro favore. Non può essere targettato dagli effetti dei mostri. Una volta per turno possiamo selezionare come bersaglio un mostro sul terreno che perderà 500 di attacco e di difesa. Il nostro avversario non potrà attivare carte effetti in risposta all'attivazione di questo effetto. Se questa carta attacca un mostro dell'avversario all'inizio del damage step, possiamo selezionare come bersaglio quel mostro e prenderne controllo per poi metterlo in una zona puntata da una di queste frecce. Quindi non male. Poi abbiamo il Link Bumper di cui ho già parlato in un altro video, così come la Trickstar Sweet Devil e il Gouki Thunder Ogre, quindi vi lascerò il link sotto in descrizione se ve lo siete persi. Poi abbiamo il Twin Triangle Dragon che richiede due mostri non token drago di livello 4 o inferiore. Quando questa carta viene evocata Link, potremo pagare 500 life points per poi selezionare come bersaglio un mostro di livello 5 o superiore nel nostro cimitero ed evocarlo specialmente in una zona in cui questa carta punta le sue frecce, i suoi Link Markers. Però avrà i suoi effetti negati e non potrà attaccare durante questo turno. Poi abbiamo l'Altergeist Prim Banshee di cui ho già parlato in un altro video. Lex Crawler Synapses, quindi altre cose per i crawler che sembrano essere davvero forti, almeno per quanto si può vedere per ora. I mostri crawler che sono in zone puntate da questa carta non possono essere distrutti in battaglia, guadagneranno 300 di attacco e di difesa e potranno fare fino a due attacchi sui mostri dell'avversario per ogni battle phase. Se questa carta viene distrutta in battaglia o lascia il terreno perché l'avversario ha attivato un effetto di una carta mentre noi controllavamo questa carta, possiamo selezionare come bersaglio due crawler con nomi diversi nel cimitero e evocarli specialmente coperti in posizione di difesa, quindi niente male affatto per questo archetipo. Poi abbiamo il Neurogos che richiede due insetti e i mostri crawler che sono puntati da questa carta non possono essere distrutti in battaglia e guadagneranno 700 di attacco e di difesa. Inoltre, il danno che infliggeranno all'avversario in battaglia sarà raddoppiato. Se questa carta sul terreno viene distrutta, avrà lo stesso effetto della precedente. Poi abbiamo il Qualiarc, di cui ho già parlato, ma questo ve lo voglio ripetere perché è pazzesco. È davvero, davvero, davvero forte. Richiede due mostri crawler e dovremo applicare questi effetti in base al numero di crawler che controlliamo. Se controlliamo due o più crawler, i mostri controlliamo guadagneranno 300 di attacco e di difesa. Se ne controlliamo 4 o più, il nostro avversario non può attivare carte o effetti durante la battle phase. Se ne controlliamo 6 o più, i mostri che controlliamo potranno attaccare direttamente. Quindi tutti attaccano diretto ed è partita. GG. Se questa carta lascia il terreno, avremo lo stesso effetto degli altri Link. Poi abbiamo un'altra carta Link molto molto particolare, si tratta dell'Akashic Magician, che è un 1700 con le frecce in alto e in basso. Molto importante perché se questa carta viene evocata Link, possiamo far ritornare in mano tutti i mostri che sono puntati da questa carta, quindi un mostro dell'avversario e un nostro mostro. Una volta per turno possiamo dichiarare il nome di una carta e poi scavare, millare carte dalla cima del nostro deck uguali al numero di frecce di Link Arrows che sono presenti su mostri che sono co-linkati, quindi co-collegati a questa carta. E se lo facciamo,
possiamo poi aggiungere alla nostra mano quella carta di cui abbiamo dichiarato il nome e mandare poi tutte le restanti carte al cimitero. Quindi simile alla carta magia ragionando. E poi infine l'ultimo link, il più atteso da parte mia, è il Master Boy, simile al buon vecchio stellone, quindi un altro grande ritorno che sarà molto forte in Mermail, permetterà ancora di giocare Mermail in quanto richiede due mostri acqua e avrà anche degli effetti niente male. Il primo, molto semplicemente, si tratta di aumentare i 500 l'attacco e la difesa dei mostri acqua e di diminuire quella del fuoco di 400. E il secondo effetto dice che se questa carta viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta, potremo selezionare come bersaglio un mostro acqua nel cimitero e quel mostro lo potremo riaggiungere alla nostra mano. Poi passiamo alle magie. Abbiamo il Security Block, una magia rapida che dice di selezionare come bersaglio un mostro Cybers sul terreno. Quel mostro non potrà essere distrutto in battaglia in questo turno e nessun giocatore prenderà danno da battaglia in questo turno. Poi abbiamo il Dragonoid Generator. Dovremo attivare questa carta pagando 1000 life points. Durante il nostro main phase possiamo attivare questo effetto per evocare special un Dragonoid token in posizione di attacco, e per il resto di questo turno non possiamo evocare specialmente mostri del nostro extra deck. E poi durante l'end phase di questo turno però dovremo evocare un token anche sul terreno dell'avversario, quindi un token per ciascuno. Poi abbiamo anche un peschino per i Varret, molto interessante. Seleziona come bersaglio un Varret che controlli, distruggilo e se lo fai pesca due carte. Si tratta di una magia rapida, quindi ci permetterà di pescare anche durante il turno dell'avversario, quindi niente male. Poi abbiamo il Quick Revolve, Special Summon One Varret Monster from your deck, quindi evoca specialmente un mostro Varret al deck che non potrà attaccare, verrà distrutto nel phase. Poi abbiamo una magia terreno per i Crawler che farà guadagnare 300 di attacco e di difesa a tutti i Crawler. Una volta per turno possiamo evocare specialmente un mostro insetto di livello 2 dalla nostra mano in posizione scoperta oppure coperta in difesa. Quando un mostro scoperta che controlliamo viene distrutto in battaglia, con un mostro all'avversario ovviamente, possiamo mandare quel mostro all'avversario al cimitero, quindi molto fastidiosa. Poi abbiamo Battle, la battaglia sopra riguardo la World Legacy. Possiamo bandire un mostro scoperto che controlliamo fino all'end phase per poi selezionare come bersaglio un mostro che il nostro avversario controlla. Quel mostro perderà attacco e difesa uguali all'attacco e difesa originali di un mostro che abbiamo bandito. Poi abbiamo il fattore Metaphys. Ogni turno un mostro Metaphys di livello 5 superiore che controlliamo potrà essere evocato normalmente oppure specialmente senza offrire tributi. Ma se lo evochiamo normalmente applicando questo effetto dovremo bandirlo durante la prossima end phase, anche se questa carta lascia il terreno. Il nostro avversario non può attivare carte effetti in risposta all'effetto di questa, del mostro, in risposta agli effetti del mostro Metaphys. Poi abbiamo la simmetria Metaphys, che è molto forte. Una volta per turno possiamo bandire un Metaphys, una carta Metaphys dalla nostra mano, e se lo facciamo pescare uno, quindi niente male. Inoltre, una volta per turno, se un mostro Metaphys che controlliamo, se una carta Metaphys che controlliamo e che è in nostro possesso viene bandita ed è ancora in nostro possesso, possiamo attivare uno di questi effetti in base a se è il nostro turno o se è quello dell'avversario. Se si tratta del nostro turno, tutti i mostri non Metaphys sul terreno perderanno 500 di attacco e di difesa. Se si tratta del turno dell'avversario, potremo cambiare la posizione di battaglia di tutti i mostri non Metaphys sul terreno, quindi niente male questo secondo effetto. Poi abbiamo il One Time Passcode, una carta molto importante per molti mazzi sicuramente, e vediamo perché ci permette di evocare in special un security token con attacco 2000 e difesa 2000 livello 4, e la particolarità è che è Cybers, quindi permetterà di giocare dei link anche che richiedono dei materiali Cybers in qualsiasi mazzo anche senza avere
dei mostri che siano specificatamente cybers, perché ti basterà giocare appunto questa magia qui. Poi abbiamo l'arrivo dei rivali, che è una magia rapida che ci dice che durante la battle phase possiamo evocare normalmente un mostro, quindi non male direi. Poi abbiamo una nuova sepoltura, una sepoltura premier o premium, vediamo, tutta dorata. Possiamo attivare questi effetti su una volta per turno. Attiviamo questa carta scartando un mostro, poi selezioniamo come bersaglio un mostro in un cimitero con un livello che sia inferiore a quello della carta che abbiamo scartato, per poi evocarlo specialmente ed equiparlo a questa carta. Il mostro equipato però avrà gli effetti negati. Poi abbiamo l'altare del Mind's Eye, una magia terreno, e ogni danno da battaglia che prendiamo e che prende il nostro avversario diventa 1000, sempre 1000. Poi abbiamo la squadra di replenishment, quindi tipo supply squad, come la squadra di rifornimento. In effetti anche questa carta ci farà pescare uno quando prendiamo 1000 o più di danno in una volta sola dall'attacco di un mostro dell'avversario. Possiamo pescare appunto una carta ogni 1000 danni che abbiamo subito, quindi se ci attacca con un 3000 possiamo pescare 3. Poi abbiamo la spada di bambù bruciante, quindi un nuovo supporto per le spade di bambù e quindi per tutti quei mazzi che pescano, mazzi exodi eccetera. Se attiviamo una magia spada di bambù mentre questa carta è già scoperta sul terreno, possiamo far saltare la prossima main phase 1 all'avversario, quindi una carta davvero forte anche se lascia il terreno, quindi un supporto davvero molto forte per questi tipi di mazzi, perché comunque saltare una fase è sempre molto importante e quindi saltare la main phase 1 nello specifico non permetterà di evocare molti mostri, quindi la battle phase sarà più carente. Poi abbiamo il Cyber's Beacon, una trappola normale. Se abbiamo preso danno da battaglia o danno dall'effetto dal nostro avversario in questo turno, possiamo aggiungere un mostro Cyber's di livello 4 inferiore dal nostro deck alla nostra mano. Poi abbiamo una counter molto carina che dice che quando un mostro con effetto oppure una magia trappola viene attivata che infliggerebbe danno a noi, possiamo negare l'attivazione se lo facciamo evocare in special un mostro Link dal nostro cimitero. Quindi questa counter è davvero molto forte, perché ci permette di evocare un Link dal cimitero, ci permette di fare una negazione, e il Link che evochiamo dal cimitero ovviamente andrà nella main monster zone e quindi ci permetterà svariate giocate, anche perché potrebbe liberare a sua volta altre zone. Poi abbiamo il Remote Rebirth, selezioniamo come bersaglio un mostro nel cimitero del nostro avversario, evochiamo specialmente quel mostro nella main monster zone dell'avversario in una zona che è linkata a un mostro che noi controlliamo, quindi una trappola davvero strana che fa da richiamo al posseduto per l'avversario. Potrebbe essere utile in determinati casi, cioè magari se l'attivi ed evochi un mostro nella zona che è linkata a The Cold Talker, poi The Cold Talker si pompa e magari vinci il duello di quello, no? Non penso proprio, vediamo. Molto strana come carta. Poi abbiamo Altergeist Camouflage, che dice che possiamo attivare questa carta selezionando come bersaglio un mostro Altergeist che controlliamo. Equipaggiare questa carta a quel target, proverà a targettare, non potrà farlo perché il nostro avversario non può targettare quel mostro per gli attacchi, però questo non previene dagli attacchi diretti, quindi può attaccare comunque direttamente. Quando viene attivato l'effetto di un mostro all'avversario che seleziona come avversario il mostro equipaggiato e questo effetto si risolve, possiamo subito negare quell'effetto. Se una carta Altergeist che controlliamo sta per essere distrutta in battaglia all'effetto della carta, possiamo invece bandire questa carta dal cimitero. Poi abbiamo il protocollo degli Altergeist,
una volta per turno sempre l'attivazione degli effetti e delle carte Altergeist che sono sul nostro terreno non possono essere legate. Inoltre anche gli effetti delle carte Altergeist sul terreno non possono essere negate. Quando il nostro avversario attiva l'effetto di un mostro, possiamo mandare un'altra carta Altergeist scoperta che controlliamo al cimitero per negare l'attivazione se lo facciamo distruggere quella carta. Poi abbiamo il Personal Spoofing, una volta per turno possiamo mischiare nel main deck un Altergeist, una carta Altergeist tra le nostre che abbiamo in mano sul terreno scoperte, e poi aggiungere un mostro Altergeist dal deck alla mano. Poi abbiamo i pupazzi della World Legacy, possiamo attivarci una volta per turno, selezioniamo come bersaglio un mostro che controlliamo e lo cambiamo in posizione di attacco o di difesa. Poi possiamo mischiare un mostro crawler dal nostro cimitero nel main deck per poi selezionare come bersaglio un mostro che controlliamo e spostarlo in posizione di difesa coperto, quindi non male. Poi abbiamo Trap Scrolling About the World Legacy, che ci permette di scegliere 5 carte World Legacy con nomi diversi, eccetto se stessa, tra le carte che abbiamo nella nostra mano, cimitero, scoperte che controlliamo e bandite. Le possiamo mischiare tutte e 5 nel deck e poi pescare 2, quindi una carta davvero, davvero molto forte a mio avviso. Fa pescare 2 e ti fa rimischiare 5. Quindi niente male, e poi i 5 target li puoi prendere dappertutto, quindi non è male. Poi abbiamo la dimensione Metaphys, una trappola continua, possiamo attivare questi effetti solo una volta per turno. Se il nostro avversario evoca specialmente uno o più mostri, possiamo selezionare come bersaglio uno dei nostri Metaphys banditi, evocarlo specialmente, però verrà bandito durante l'end phase del prossimo turno. Se un altro Metaphys, se un'altra carta Metaphys nel nostro possesso viene bandita, mentre questa carta è già scoperta sul terreno, possiamo selezionare come bersaglio una carta che il nostro avversario controlla e bandirla. Poi abbiamo la Metaverso, che è una trappola molto forte, sempre in stile terraforming, in stile set rotation, che dice di prendere una carta terreno dal deck e scegliere se aggiungerla alla nostra mano oppure attivarla direttamente. Quindi questa carta secondo me è un ennesimo indizio che terraforming ci lascerà o comunque verrà toccata in banned e potrebbe andare a uno come è successo in OGG, ed è una carta davvero molto forte in determinati mazzi perché permette di appunto attivare una terreno che a sua volta potrà attivare i suoi effetti durante il turno dell'avversario, quindi non male. Poi abbiamo la Struggling Battle, un'altra carta molto potente, una trappola che dice che se non controlliamo carte possiamo attivarla direttamente dalla nostra mano, e alla fine della battle phase, se il nostro avversario controlla più carte di quante ne controlliamo noi, possiamo far bandire al nostro avversario carte che controlla coperte fino a che non controlleremo lo stesso numero di carte che controlliamo noi. Quindi questa trappola è davvero pazzesca. È vero che si applica dopo la battle phase, però si può attivare dalla mano e questo già è una cosa molto forte, e poi permetterà di bandire tante carte coperte tra l'altro, quindi una trappola davvero sbagliata secondo me. Poi abbiamo il Blasting Wire, simile sempre all'edizione vecchia della carta, quella che spaccava tutta la colonna, e anche questa sarà basata sulla colonna e dice che di attivare questa carta selezionando come bersaglio appunto una carta che è nella stessa colonna di questa carta per poi distruggerla. Poi abbiamo anche una counter molto simile, la Shutline, che dice di attivare questa carta sempre selezionando una carta nell'altra colonna che è stata attivata, negare l'attivazione e distruggerla, quindi non male. Infine l'ultima carta è un supporto per gli Ujama e i mazzi Stun oppure Burn, che si tratta dell'Ujama Duo. Evoca specialmente due Ujama token, quindi due token Ujama, molto scarsi come sempre, sul terreno dell'avversario in posizione di difesa. Non potranno essere offerti come tributo per una locazione tramite tributo, e ogni volta che uno viene distrutto il controllore prenderà 300 danni. Inoltre durante
durante il turno di qualsiasi giocatore, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero, possiamo bandire questa carta al cimitero per evocare specialmente due mostri Ujamaa con nomi diversi dal nostro deck. Quindi non male anche questo secondo effetto. Quindi per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete suggerimenti commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima!